Ciao, video esperimento. Sto sperimentando la mia fotocamera tra virgolette sportiva, quindi stile GoPro che ho preso su AliExpress. E questo sarà un vlog che non so come verrà, sinceramente. Mi vedete in una diversa location con i capelli bagnati perché questi giorni sono a casa di mio padre. E appunto, dopo che mi asciugherò i capelli e mi vestirò, cioè uscirò qua intorno. Prima di tutto perché voglio trovare un pensierino per una mia amica, perché appunto. Subito dopo andrò dalla mia amica Silvia a trovarla, perché abita qua vicino, e non ci vediamo da un bel po', quindi insomma da più di un mese, quindi ecco, la volevo semplicemente andare a trovare. E qui a Bruxelles la situazione è. Non vi posso dire che sta rientrando nelle norme, perché comunque diciamo che le scuole e i mezzi riapriranno domani, oggi è martedì 24 novembre. E domani, mercoledì 25, appunto, la metro ricomincerà a circolare, le scuole riapriranno, anche l'università, penso. I negozi non lo so, perché comunque molti negozi, poi centri commerciali, eccetera, hanno deciso di rimanere chiusi, cioè no, sono dovuti rimanere chiusi. Stessa cosa per centri sportivi, piscine comunali, pubbliche, private, eccetera. Quindi, cioè, la gente circola perché comunque prende l'auto o appunto i tram, non tutti, alcuni sono rimasti attivi, gli autobus sono stati addirittura, come dire, incrementati, quindi sono stati, cioè, ne sono stati messi di più rispetto a prima. E quindi insomma diciamo che la situazione è un po', cioè non si capisce, nel senso che in alcune zone la vita continua normalmente, ad esempio ieri mattina sono uscita tranquillamente. E la gente passeggiava, andava a fare la spesa, cioè non c'erano particolari problemi. Però insomma dipende tutto un po' dalle zone in cui si abita, dalle zone in cui si lavora e dalle zone dalle zone che si frequentano, perché comunque cioè, il centro è bloccato, vuoto, non c'è nessuno, non esce nessuno, il che per un weekend è stato abbastanza particolare, specialmente anche per la Villeneuve, che è la via commerciale più grande. Che comunque a ridosso di Natale, cioè, o appunto a qualche settimana da Natale, è di solito piena così, perché appunto la gente comincia ad andare a cercare i regali. Quindi anche quello è stato un aspetto un po' particolare. Bah. E quindi niente, insomma, vi porterò con me, non come vedete, cioè, ho la luce accesa perché comunque è tardi, cioè sono le 5 e mezza, quindi non è che questo vlog comincerà dall'inizio della giornata, però insomma almeno vi faccio fare 4 passi con me e vediamo un pochettino come viene. A dopo. Questo è tipo il semplicissimo outfit of the day. Allora, vestitino, che adesso mi sta forse un po' più largo rispetto a prima, a maniche a 3/4 di H&M. Di qualche anno fa, ma questi qua sono abbastanza facili da reperire, sono molto semplici, cioè è dritto con dietro la cerniera. Poi sotto leggings tecnico nero, sempre di H&M, e questi stivali dei quali vi parlerò poi più avanti, vediamo se riesco a farveli vedere un pochino meglio, sì, dei quali poi vi parlerò più avanti sul canale, perché sono degli stivali della marca New Look e mi sono piaciuti un sacco perché praticamente sono perfetti per i miei polpaccioni, e perché qui dietro hanno tutta una striscia di elastico, quindi sono fantastici per quanto riguarda appunto i polpacci grossi. Sul viso ho un mix di ombretti della Lorac Pro Mega, il rossetto che indosso ma che non si vede bene perché la luce è gialla è Mer di MAC. Questi orecchini qui mi sono stati regalati da mia madre, sono degli orecchini di bigiotteria fantasy, come si direbbe in francese. Questa è una collana che mi hanno regalato per il mio compleanno ed è di Tiffany. E basta, le mani non ho niente perché, come avrete notato, sto perdendo peso e quindi mi sono sgonfiata e gli anelli mi stanno tutti larghi, quindi non li metto. Non mi sono portata orologi, quindi non ho niente, manco braccialetti, cioè proprio oggi proprio così. Eccoci nella scianzare. Allora, per chi me lo chiedesse, questa sciarpa qui che vedete è di Zara, il parka sotto è di H&M e la borsettina è di Trussardi Vintage. Ciao! Ovviamente siamo a Bruxelles, quindi piove.
che vomica fa. La mia attuale faccia è questa, carina. E niente, no, in realtà stavo cercando di andare in un posto, cioè stavo cercando di andare in un negozietto carino che conosco per prendere un pensierino per Silvia, però non so se sia aperto perché ieri era chiuso. Quindi adesso do un'occhiata qua intorno e no, no, non sta proprio piovendo serio, carino. E niente, insomma, cerchiamo un pochettino di... Mio Dio. E ovviamente io non ho l'ombrello perché odio l'ombrello, cioè io odio gli ombrelli. Odio gli ombrelli e quindi non ho l'ombrello. Ma poco male perché ho il cappuccio, quindi me ne frega poco obiettivamente. E vabbè. Sai che prendo questi. Alla fine, come vedete, ho preso quello perché siamo comunque italiani e è educazione portare le cose. Però era comunque Ferrero, cioè lo so, sono nel paese del cioccolato, però ho preso Ferrero, vabbè, era carino. Adesso ho attivato il navigatore sul cellulare e... perché è la prima volta che ci vado a casa tua e quindi sto cercando le indicazioni, non dovrebbe essere lontano, ci vogliono 5 minuti. Questo è un negozio fantastico. Vende un sacco di... cioè si chiama Les Herbes Françoises. Vende un sacco di... torte salate, ma anche zuccherate, di quiche, eccetera, buonissime. E prima era un negozio solo, adesso è tutta una catena. Però è un sacco carina, vedete? Un po' vecchio stile, molto carina. Qui i negozi sono quasi tutti chiusi. Ancora. E è un peccato perché comunque poi sabato quando c'è stato l'inizio dell'allerta, aspettate che controllo se sto andando nella direzione giusta perché sennò che stiamo a fa? È giusto? Sì, è giusto. E come vi dicevo appunto sabato quando c'è stato l'inizio dell'allerta ha cominciato anche a nevicare, quindi cioè c'era proprio quell'aria natalizia che non si addiceva per niente con quello che stava succedendo, però vabbè. Ok, la strada è questa. Silvia credo che non sia ancora tornata dal lavoro, ma dovrebbe mancare molto poco. Intanto sto cercando il numero civico, che non è lontano. E vabbè, qui continua a piovere. Tra l'altro ho le mani praticamente congelate, perché ho stupidamente lasciato i guanti a casa. A casa di mia madre, ovviamente. Quindi, sì, il navigatore nelle orecchie mi ha appena detto che sono arrivata. Quindi il palazzo dovrebbe essere quello. Molto bene. Molto bene anche perché ha una tettoia. Benissimo. Allora, sono appena uscita da casa della mia amica. Ovviamente non potevo riprendere perché, cioè, magari appunto non tutti vogliono stare su YouTube, giustamente questo mi investe, forse. Ci sta? No. E piove ancora. Io sto tornando a casa di mio padre. È quasi ora di cena. Gli ho mandato un messaggio per dirgli di accendere i motori, ovvero accendere il forno, perché questa sera abbiamo una bella quiche da mangiare. E questa sono io in questo momento, sì, sempre con il cappuccio, sempre con la mia mega sciarpona di Zara. È stata carina la mamma della mia amica che mi ha dato delle polpette che ha fatto per assaggiarle e quindi le sto portando così faremo una io e una mio padre e proviamo un po' come sono. E niente, mi sento un po' idiota con la videocamera in mano, però in realtà è piccolina quindi cioè non si vede tanto in realtà, però insomma fortunatamente non c'è molta gente in giro quindi non c'è tanta gente che mi prende per pazza. Adesso attraverso, tanto non c'è nessuno, attraverso, e qui a Bruxelles fanno all'incirca 3 gradi, c'è la nuvoletta del vapore quando si respira, si espira più che altro, e niente, in realtà questa mia amica appunto come dicevo non la vedevo da tanto, quindi è
mi ha fatto piacere rivederla. Poi adesso vi riprendo un po' qua. Questa qui è una delle arterie principali della città e si chiama Churchill. Eccola, ci passa il tram, stanno facendo i lavori perché dovete sapere che Bruxelles è costantemente tempestata di cantieri, costantemente, e quindi niente, insomma, questo era tutto quello che avevo da dirvi per il momento. Mi si sta congelando la mano che tiene il sacchetto, ma anche quella che tiene la videocamera non è male in questo momento. E insomma, questo è il percorso che sto facendo. Ci sentiamo più tardi. Cioè, no comment per la faccia che ho in questo momento. Una profuga. No comment. No comment sul serio. Ascensore. Gli arti stanno riacquistando sensibilità. Ho i miei capelli atroci in questo momento. Ascensore. Guardate quanto è carina. Cioè, non è troppo carina. Devo un pochettino abituarmi al grand'angolo, però se può fare. Cioè, ho dei capelli da idiota. Lasciatemi perdere. Sono tornata in camera, cioè insomma solo in camera, mi sono finalmente il pigiama, insomma la tuta, le cose di casa. Fuori fa veramente freddo, ero ben contenta di tornare a casa, poi abbiamo cenato, abbiamo guardato un po' di televisione. Sto log è un po' corto, quindi mi sa che intanto monto questa parte e poi mi metterò, penso, cioè domani farò un'altra parte, penso, di video. Comunque io sto guardando, cioè nel senso adesso mi metto a continuare a guardare The Good Wife, che mi piace tantissimo, e tra l'altro sto alla quarta stagione, quindi c'ho un po' di cose da recuperare, e niente, poi mi metto a letto tra le coperte, fa veramente freddo qui a Bruxelles. E niente, insomma domani dovrebbero riaprire la metro, vediamo un pochettino perché domani pranzo con mia madre, e poi vorrei fare un giretto qua verso la Bascule, quindi, che è una zona di negozi, eccetera, quindi volevo vedere un pochettino se erano aperti, vediamo un po' come va. E niente, quindi ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno, è un giorno diverso in quel di Bruxelles. Oggi c'è anche il sole, stranamente. Vi faccio vedere velocemente l'outfit prima di uscire di casa. Allora, oggi ho un vestitino viscosa mistolana, eccetera, 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 di diffusione tessile. Questo l'ho comprato l'anno scorso. È caldissimo, mi dispiace che non si trovi più sul sito, però è fantastico. Chi l'ha preso l'anno scorso sa. Sotto sempre il leggings in tessuto tecnico di H&M, sempre gli stivali che vi ho fatto vedere ieri che continuo ad adorare. E sul viso invece ho caffeine di Nabla sugli occhi che sto adorando, e sulle labbra niente, e così. Se, come invece accessori ho semplicemente questi orecchini che voi avete visto in un video haul di un sito cinese, non mi ricordo il quale, qualche mese fa, e sono quelli che hanno da una parte il pesciolino con la lisca e dall'altra parte il gattino. La gente li adora, mi fanno sempre tutti un sacco di complimenti. Ho dei capelli penosi. Però vabbè, sono di fretta, devo andare a pranzo con mia madre e sono già in ritardo. Ciao, a dopo! Eccomi qua, ho messo anche gli occhiali da sole in testa perché oggi è una giornata fredda ma soleggiata, qui. Tra l'altro la vita sta riprendendo lentamente il suo corso perché oggi hanno ricominciato ad aprire le metro, non in tutte le stazioni, però chi hanno riaperto alcune metro, le scuole hanno riaperto, non si sa. Non si sa perché, boh, si passava la volta massima, non si sa.
che comunque dopo che c'è tipo lo spioncino, ho sempre l'impressione che qualcuno controlli. Comunque ho messo di nuovo la sciarpa, oggi ho la, non so se si vedrà, ecco, la Michael Kors quella grande perché mia madre mi deve dare delle cose, quindi la mini bag non era il caso. E, ho messo anche gli occhiali da sole, perché come vi dicevo fa bello, e vediamo un pochettino come va. Certo, sicuramente meglio di ieri con la pioggia, sicuro. Forse ho fatto in tempo a dirlo che oggi era una bella giornata. Bah, vabbè. Era un'insalata con formaggio di capra caldo come fanno qua e pancetta, cioè cubetti di pancetta, mela, è tipo dolce salato, quindi è molto buona. E vabbè, sento rumori strani. L'ascensore è già arrivato, quindi sto pensando, molto bene. E comunque, ecco, ora sono tornata a casa e mia madre mi ha dato, come vedete dal sacchetto, mia madre mi ha dato delle cose che sono arrivate a casa, tra cui mi sa le calze di Asos e una cosa che avevo preso su Beauty Bay. Comunque adesso vi faccio vedere le varie cose e poi forse riesco perché devo andare a comprare il fondotinta. Quindi forse dopo andiamo anche a fare un giro qua intorno, perché poi mia madre mi ha dato dei buoni che aveva, che ha preso con la compagnia telefonica, perché lei ha un abbonamento e ogni tot punti ti danno tipo dei, cioè puoi scegliere se vuoi dei buoni o della roba del genere. Quindi dopo con i miei fantastici buoni vado a ricomprarmi i Double Guardi Estée Lauder, perché avevo preso un, come si chiama? Un fondotinta di Bobbi Brown da Sephora, che però, cioè per carità è molto buono tipo a livello di texture e tutto quanto, poi magari in sovraimpressione vi metto il nome, però il problema è che non, cioè, non è coprente, non è abbastanza coprente per i miei gusti, quindi sinceramente non, cioè, probabilmente lo passerò a mia madre e ricomprerò appunto, oggi vado a ricomprare il mio Tupperware che sta finendo, quindi farò così. Qui in camera c'è un casino indicibile, anche perché prima, come vi ho detto, ero in ritardo, quindi ho lasciato un po' tutto alla cavolo. Comunque io non dormo, cioè non ho una mia stanza qui da mio padre per il momento, perché la mia è ancora under construction, quindi sono, cioè questa non è la mia stanza, è la camera degli ospiti fondamentalmente. Però insomma ci sto tranquillamente, io e lo stendino ci stiamo tranquillamente. E quindi allora io direi di dare un po' un'occhiata alle cose che ci sono qua nella busta. Allora, innanzitutto vediamo un po', questo è il pacco di Asos e questo credo proprio che siano le calze, perché comunque non ho ordinato niente di che, scusate, aspettate, vi appoggio un secondo. Così riesco a aprire. Ok, poi magari questo pezzo lo tagliamo. Allora, queste dovrebbero essere le calze. Ho preso delle calze. Allora, la taglia è 24-26 inglese e sono appunto le calze da 120 denari, quindi, danari, quindi danari o denari in italiano? Boh, non mi ricordo. Quindi sono quelle belle opache. E è un pack da 3. E l'ho pagato una cavolata, tipo 22 euro. Per 3 paia di calze va tranquillamente bene. E eccole qua. Sì, anche al tatto sono veramente, veramente spesse. Eccole qua, le vedete?
vedete anche sulle dita. Ora ci ficco la mano dentro per farvi vedere quanto sono opache. Ecco, vedete, la mano non si vede sotto. Sono veramente, veramente opache. Ecco, solo stendendo così si vede. Comunque poi è la prima volta che compro delle calze da ASOS, poi vi faccio sapere. Io amo moltissimo, in inverno amo tantissimo le calze opache e i leggings, quindi sono ben contenta di aver preso questi. Allora, questo lo copro così. Questo dovrebbe essere il pacco di Beauty Bay, perché ho ordinato la Beauty Blender. Ho ordinato un pack. Questo che ho ordinato io si chiama Makeup's Best Friend Peace Collection e l'ho pagato 28 sterline e 45, anche se credo, cioè, credo che quello sia il prezzo pieno perché mi sa che c'era uno sconto, quindi l'ho preso con lo sconto. E allora vi faccio vedere. Ci ha messo una settimanella circa, è arrivato tipo ieri o l'altro ieri e io ho ordinato il... non c'è scritto. Non c'è scritto. Comunque ho ordinato la settimana scorsa. Ecco, no, il 16. Oggi è il 20, 3, 24, non mi ricordo. Comunque, no, il 25 oggi è. Comunque, appunto, io ho ordinato la settimana scorsa, quindi sì, ci è voluta una settimanella, insomma, una cosa del genere, meno di 10 giorni. Allora, io ho preso questo qui, che è il Makeup's Best Friend, e dentro c'è una Beauty Blender normale, una Beauty Blender Pro, quindi quella nera. La mini Beauty Blender che mi intrigava, ma non volevo prendere il set da due perché sinceramente non sapevo se mi sarebbe piaciuta, quindi ok. E questo qui che è il Reactivate, che devo un po' studiarmi come funziona sta roba perché non ho ancora esattamente inteso che cosa sia. Comunque, sì, appunto pare che sia per reidratare e riattivare la Beauty Blender mentre la si utilizza. Io non ho capito esattamente molto bene. Comunque, scusate. Comunque la scatolina è molto carina, voi forse non lo vedete, però c'ha queste goccioline in rilievo, è rosa ed è estremamente carina secondo me come idea regalo, quindi fateci un pensierino se magari avete un'amica che vorrebbe provare la Beauty Blender ma non l'ha ancora potuta comprare, secondo me è un'idea molto carina questa qui. Poi questi qui credo che siano, e questo non so cosa sia, così grosso, adesso vediamo. Questo qui credo che sia semplicemente una cover da AliExpress, non so esattamente quale. No, che figa. È questa qui di Sailor Moon, che io avevo visto anche su Instagram, su vari profili Instagram. Comunque, se mi ricordo, vi metto il link del venditore e dell'annuncio. È troppo bella, cioè guardate quanto è bella! È fighissima, non vedo l'ora di metterla. C'è già un pelo di gatto sopra. Cioè, dove l'ha preso sto pelo di gatto? Vabbè. No, è troppo bella. Poi sinceramente la gomma è bella solida, non pensavo. No, troppo carina, bellissima. Potere della luna! Ok. E poi questo qui che secondo me mi farà smadonnare per aprirlo. Ok, allora, cioè, ve lo faccio vedere perché è surreale. Cioè, questa cosa, tutta questa roba qui di polistirolo, praticamente per queste due pellicole. In vetro, che sono quelle da mettere, ecco, una è rotta lo stesso, quindi a che serve? Ok. E queste sono le due pellicole in vetro per il telefono. Questa è già rotta, quindi ho fatto benissimo a lasciargli una pessima recensione. Eccola, vedete? È arrivata tutta rotta. Oppla, molto bene. Speriamo che almeno l'altra, io fortunatamente ne ho già una sul cellulare in questo momento, però l'avevo presa di ricambio perché dato che anche mia madre ha il cellulare di queste dimensioni qua e adesso anche il mio patrigno, no, anche questa è rotta, sono rotte entrambe. Bene, sono molto contenta perché proprio ieri ho avuto la controversia con il venditore e perché non mi erano arrivate queste cose, infatti credo che siano arrivate oggi. Perché non mi erano arrivate? Infatti stava scadendo la. Perché su AliExpress, vi spiego. Su AliExpress, quando comprate da. Cioè, è un po' un eBay, come l'ha definito anche Laura Felosial. È un po' l'eBay cinese. Quindi ci sono. Non è un sito unico, scusate. Non è un sito unico. È un sito che raccimola vari venditori. Quindi, come vi potete trovare bene su con un venditore, vi potete trovare male con un altro. E per tutelare l'acquirente c'è una cosiddetta purchase protection, che sono una quantità, poi varia a seconda del venditore, di giorni, che
il pacchetto A per arrivare a casa vostra. Quindi praticamente che cosa succede? Succede che voi acquistate, loro hanno un tot di giorni per spedire, quindi credo che siano tipo 7 giorni, una cosa del genere per spedire. Se entro questi 7 giorni non hanno ancora spedito, voi potete richiedere i soldi. Poi loro spediscono, vi danno la conferma di spedizione, in genere c'è anche un tracking, però voi potete utilizzare, potete tracciarlo, tra virgolette, scaricandovi l'applicazione 17 Tracks, quindi 17 Tracks. Però, scusate, ma è uscito il sole, quindi lo sguardo un po' così. Però, il punto qual è? Prima di tutto, secondo me, sto tracking non funziona molto bene, a meno che non siano raccomandate, spesso non lo sono, quindi ok. E poi, appunto, c'è questa Purchase Protection che dura qualche giorno, parecchi giorni, perché è spesso da Hong Kong o comunque dalla Cina. Ci vogliono molti giorni, quindi spesso dura tipo 60 giorni questa purchase protection. E ieri mi è arrivata la mail per dirmi che stava scadendo. E tu, quando finisce questa purchase protection, non puoi aprire controversie, quindi non puoi lamentarti e non puoi dire al venditore: oh, ridammi i soldi perché non mi è arrivato niente. Quindi io ieri praticamente l'ho aperta perché appunto stava scadendo, mancavano 2 o 3 giorni, e l'ho aperta perché non mi era ancora arrivato niente. Evidentemente è arrivato oggi questo pacchettino qui, però sono ben contenta di essermi fatta restituire i soldi perché, come avete potuto vedere, sono entrambe rotte, nonostante il pacchetto con il polistirolo. Quindi chissà che giro allucinante gli hanno fatto fare a queste pellicole. Quindi sono ben contenta di essermi fatta rimborsare la fantastica somma di 1 euro, no, di 1,50 dollari, quindi proprio una spesona. Perché appunto cioè, non le posso utilizzare, sono rotte entrambe, quindi vabbè, niente. E adesso metto la cover quella di Sailor Moon e poi vi faccio vedere in video come viene. Ok, questa parte di video ve la faccio qui nel cordoglio perché è venuto giù, cioè vedete, è molto molto scuro e sono tipo le 3 del pomeriggio. Secondo me viene giù un acquazzone tra 3 e 2 e 1. Comunque io devo andare a prendere sto fondotinta, poi ci metterò veramente poco perché è veramente vicino a casa, quindi non dovrò stare fuori molto a lungo. Mi sono legata i capelli perché fanno schifissimo. Ieri li ho rilavati dopo tanto tempo con uno shampoo della Kerastase che usavo tanto tempo fa, cioè penso quello che ho lasciato qui, che è quello, si chiama Dandy Velo, che è quello per i capelli grassi, però non è un granché. A parte che secondo me qui in Belgio il problema, scusate, il problema è secondo me in Belgio qui il problema è proprio l'acqua, che è estremamente calcarea e quindi appesantisce molto il capello, specialmente quello grasso. Quindi niente, io ho sempre la mia sciarpona di Zara, fidata amica, che no, vabbè, scusate, I'm obsessed, cioè è bellissimo. E niente, spero veramente che non venga giù il diluvio universale. Adesso vediamo. E come te sbagli? Ecco, sto così perché ho praticamente la mini videocamera sotto al cappuccio, in modo da non bagnarla. Fortunatamente, come vi dicevo, devo andare vicino e poi torno a casa direttamente. E fortunatamente ho legato i capelli, ma tanto ho il cappuccio. Ma tanto facevano schifo anche prima, sti capelli, quindi bagnati o non bagnati è uguale. Cioè c'era un sole splendido fino a che? Mezz'ora, tre quarti d'ora fa? Vabbè, che vedevo di. Comunque carino questo metodo, voi non mi vedete da fuori, ma carino questo metodo di mettere la videocamera sotto il cappuccio. Beh, vedete che i cappucci ampi a qualcosa servono. Thank you, H&M. Guarda molto.
Interessante che qui ti fanno vedere tipo la guida di come scegliere il tuo colore. Finalmente è uscita. Sono stata dentro 20 anni perché prima sembrava che non ci fosse il fondotinta, poi ha cercato bene, allora lo volevo ordinare, poi ha cercato bene e l'ha trovato. Quindi boh. Comunque vi volevo far vedere un po' questa strada che si chiama Van der Kinder, e poi vi faccio vedere, cioè ve lo scrivo magari sul video come è scritto. Se venite a Yücl qui, allora è molto, cioè vabbè, c'è un po' di tutto a livello di negozi, però oddio, c'è sempre più gente che mi guarda male ovviamente. Però allora qui c'è un piccolo centro commerciale dove ci sono pochi negozi, niente di che. Però andando più avanti ci sono cose più carine. Una cosa molto bella è che finalmente i negozi hanno riaperto. Quindi finalmente si respira un'aria un po' più tranquilla. Comunque. Vabbè, qui ci sono i negozi un po' a caso. Forse pensare che parlo da sola, ma in effetti non hanno tutti i torti, non parlo, cioè sì, sto parlando da sola. Quando torno a casa vi faccio vedere cosa ho comprato, perché ovviamente uno va a comprare una cosa e poi ne compra 18.000 altre. Questo negozio qui che vedete si chiama Stival ed è un negozio che vende solo prodotti italiani, vini, alimentari, solo prodotti italiani. Costano l'ira di Dio. Però se vi serve qualcosa di più specifico, questo invece si chiama Tom & Co, è una catena molto carina di negozi per animali. Infatti ci dovrò andare a breve perché devo cambiare la lettiera Chanel, proprio la scatola, quindi. Questo invece è un negozio tipo scarpe scarpe, si chiama Shoe Discount. Brico, che è come i nostri Brico. Adesso devo andare, cioè devo, voglio andare a dare un'occhiata a Stockline. Carine le decorazioni natalizie. Che è in realtà Stockline è un negozio di destockage, si chiamano così. Sono quei negozi che vendono tutte le cose di fine serie e che quindi costano meno. Voglio andare a dare un'occhiata. Vediamo. Il guaio di questi posti è che si trova sempre qualcosa che serve, purtroppo. Di Bianchi. Questo posto è enorme. Dedica speciale a Michelinia, che adorerebbe tutto questo spazio di cose per la cucina.
adoreresti, già lo so. Ciao Miki. Elettrodomestici. Sono appena uscita e ha ricominciato a piovere e mi sono appena ricordata perché non vado mai in questo tipo di negozio. Perché si compra sempre qualcosa inevitabilmente. Io in questo caso ho comprato un phon, poi appena torno a casa vi faccio vedere perché. Cioè uno dice perché dovresti comprare un phon? Ci saranno mica 18.000 motivi, ce n'è uno e ci avreste anche ragione, però nel mio caso mi darete ragione. Comunque ho preso un phon della Babyliss, 2000 watt. 19,90 euro e passa la paura. Questo è un ristorante italiano che i miei hanno provato, cioè mio padre ha provato e pare che sia molto molto buono. Questa è la zona con un po' più di traffico, un po' più di negozi. Infatti come vedete c'è un po' di gente in giro. Che bello, nei giorni scorsi era vuoto. Che bello vedere che c'è gente. Magari siamo tutti incoscienti, però. Ah sì, una cosa che vi devo specificare, qua in Belgio, quando siete sulle strisce, si fermano. Mi commuove tutte le volte questa cosa. Adesso cerco di vedere una tipica boucherie belga, che vorrebbe dire macelleria, dove vendono anche cose già pronte, tipo rosticceria. Vedete? Ecco qua, è fatta così. Questa è una catena di fruttivendoli carissima, cioè praticamente equiparata a Bulgari. E adesso c'è Casa Italia, che è una rossicceria italiana. Vedete, ci sono i prodotti italiani. Anche questa nei giorni scorsi era chiusa, quindi non ve l'ho potuta far vedere. Negozio di qui. C'è gente, la gente che piove matta, non fa niente. Tra l'altro saluto la Molly, che abita qui a Jutland, anche lei sicuramente riconoscerà i posti. Questo posto secondo me fa cose buonissime, non ci sono mai entrate, è meglio che non ci entri, meglio che non ci entri. Fa cose buonissime secondo me. Ah, una cosa che mi fa tanto ridere, sempre tanto ridere, è questo posto, scusate c'è gente. È questo ristorante che si chiama Il Lionello, ma ci hanno messo una L sola. Vabbè, mi fa sempre tanto ridere questa cosa. È un ristorante pizzeria come se ne trovano tanti da queste parti. Vabbè, io vi ho fatto la panoramica delle cose più interessanti in giro. Ci rivediamo a casa così vi faccio vedere cosa ho preso. Cioè, ogni volta che cerco di parlare c'è qualcuno che suona il clacson qua fuori. Ce la farò? Ce la farò? Chissà. Comunque, eccoci qua a casa. Mamma mia, con questo tempo è bellissimo tornare a casa. E allora, vi faccio vedere un pochettino quello che ho preso. Prima di tutto in profumeria. Il nome della profumeria è questa, è una catena che si trova qui. Qui c'è Issy Paris XL, ma c'è anche Planet Parfum. Ma credo di avervele messe direttamente in quel post sul blog che vi avevo fatto tanto tempo fa. Magari ve lo rilinko qua sotto da qualche parte nell'info box. Allora, innanzitutto mi ha dato il catalogo. Questo, se vi ricordate, l'anno scorso ho fatto un video con Chiara Golden Violet qui a Bruxelles. E mi sa che avevamo un catalogo simile a questo, era sempre di una profumeria, anche quello non mi ricordo. Allora, vediamo che campioncini mi ha dato. Dovevo spendere un centinaio d'euro, però avevo due buoni da 25 euro, quindi ne ho speso una cinquantina poi in realtà alla fine. E allora, come campioncini mi ha dato Estée Lauder Pleasures, che è un profumo, e Elisab. Quanto odio quando mi danno i profumi, tanto io sono talmente tanto rompicoglioni per i profumi che cioè è inutile, nel senso tanto non li userò mai. Allora, cosa ho preso? Innanzitutto il fondotinta. Come vi ho detto c'è stato un gran casino perché praticamente, allora io vado lì, già sapevo il colore perché lo uso già come ben sapete, è il Double Wear, questo qui in Belgio è il colore 1W2 e tra l'altro odio dire queste cose, ma è la verità.
Come vi ho fatto vedere, c'era una specie di cartellino davanti che vi aiutava a scegliere il colore. E effettivamente io rientravo perfettamente nelle cose normali perché, allora, uno è cioè è il grado di tonalità, quindi uno è il più chiaro, 5 è il più scuro. Io ovviamente sono tra gli uno, ok. C è, allora, W è warm, quindi caldo. C è cold, quindi freddo, rosato. E N è neutral, quindi i sottotoni neutri, quelli che non sono né rosa né gialli, ok. E poi c'è l'ultimo colore che è loro lo chiamano la teinte, quindi la tonalità, però in realtà anche lì cioè 1 è il più chiaro e 5 credo che sia il più scuro. Quindi io sono praticamente un colore chiaro, quindi tra i fair, tra virgolette, W perché sono caldo. C'ho un sottotono caldo e due perché non sono la più chiarissima, ma sono media, diciamo, cioè un colore il secondo più chiaro, insomma, ok. E questa mi fa ah sì, beh, però c'è anche il 2C. Io di cazzo abbiamo il cartellino davanti, cioè tu che ci lavori, tra l'altro era anche bella anzianotta, tu che ci lavori da qualche anno teoricamente, no? Al che io ho insistito, dico no, guardi, mi serve proprio quello perché il mio colore è quello. Allora li confrontava, sapete perché Estée Lauder c'ha le boccettine, quelle cilindriche piccole, no? Li confrontava, ah no, ma mi è rimasto questo. Cioè, si vedevano anche a confronto che erano o troppo scuri o troppo rosa, no? Ok. E quindi io dico, guardi, al massimo se esiste l'1W1, tutto al più, andando verso l'inverno, no? Uno si sbianca, niente, non c'era neanche quello. Allora mi fa, beh, possiamo provare a ordinarlo. Se sentite rumore perché ci sono i lavori nel palazzo a fianco. Possiamo provare a ordinarlo, ok? Sono stata tipo 10 minuti, non sto scherzando, davanti alla cassa in cui lei cercava di sbattere la testa contro questo software che hanno evidentemente che non trova il Double Wear di Estée Lauder. Ci sono messi addirittura in due. E a un certo punto lei torna al counter per vedere se ci fosse un numero di codice, sapete, tipo il codice a barre, no? Queste robe qua. E poi torna e fa, ne ho trovato uno, ne ho trovato uno. Cioè, io l'ho guardata, io lo dice, cioè, il cassetto l'abbiamo aperto insieme, tu ci sei stata 2 minuti buoni a guardare e mo l'hai trovato. Cioè, ragazzi, la mattina tocca svegliarsi, basta alzarsi. Comunque vai. Cioè, nulla, non è successo niente, voglio dire, c'era lo stesso. Poi comunque, se non l'avesse trovato o non ci fosse stato, l'avrei preso da un'altra parte, cioè non è un dramma. Però mi sono detta, vabbè, sprecato un quarto d'ora della mia vita. Va bene, d'accordo. Vabbè, può succedere che uno c'ha una giornata così. Comunque questo, e voglio vedere quanto li ho pagati. Dove cavolo ho messo il... Ah, tra l'altro ho fatto anche la Fidelity Card perché ogni volta mi dimentico di chiederla a mia madre. E quindi, vabbè, poi ho realizzato stupidamente che si poteva... Cioè che si... Scusate, ma per sbaglio ho premuto sul tasto. Volevo dire che si poteva anche semplicemente dire il cognome, però non fa niente. Allora, cioè non c'è il prezzo dettagliato, c'è scritto il prezzo dei cosi lì, dei buoni, e il totale della sottrazione. Vabbè. Ok, quindi non vi posso dire quanto costa. Tra l'altro non c'era neanche il prezzo, ma questo in genere costa sulla quarantina d'euro, cioè costa parecchio, anche se insomma poi dura perché una quantità è molto coprente, quindi la quantità è quello che indosso oggi. Quindi la quantità che serve non è tanta. Quindi questo, che era quello di cui avevo bisogno andando. Notate questo, ok, ma poi sei lì e fai, ho dei buoni, perché non spendere un sacco di soldi, ok, quindi ho preso il Dior, questo che mi avete consigliato in tantissime, perché voi sapete che io ho bisogno di incurvare le ciglia, quindi ho preso il Dior Show Iconic Overcurl nella versione waterproof, quindi questo qui. E l'ho preso waterproof per il semplice fatto che ormai ho scoperto la mia esperienza, eccolo qua, la mia esperienza mi ha detto, mi detta, mi dice, mi suggerisce che, cioè mi ha fatto capire che io ho bisogno di un waterproof per mantenere la piega delle ciglia. Questo qui da domani lo proviamo e poi vi faccio sapere come va. Io ho
avuto piuttosto, voi lo sapete, mi seguite da tanto, quelli che mi seguono tanto, ho avuto parecchi, diciamo, amori nei mascara di alta profumeria, quindi vedremo un pochettino come si comporta questo, poi ho fatto apposta per incurvare, quindi si spera che, insomma, cosa c'è scritto? Spectacular Volume and Curl Professional Mascara. In francese, mascara professionnel volume en courbe spectaculaire. Ok, e vabbè, nero waterproof. Adesso, ok, adesso vedremo un pochettino come si comporta l'amico. Domani vi faccio sapere. O nel prossimo video, adesso vediamo. Una coccola che mi sono presa perché sì, perché ogni tanto ci vuole, è questo qui che ho visto sull'espositore, è il Rouge Allure Velvet di Chanel nel numero 347 La Merveilleuse. È un matte di Chanel e vabbè, già solo la confezione è, molti di voi già lo sanno, è una coccola perché, cioè, vabbè, che vuol dica fa. E il colore è questo, voi non lo vedrete molto molto bene, è come una specie di rosa antico, molto molto bello. Poi vi metterò una foto su Instagram quando lo indosserò, così vi faccio un po' vedere, magari domani, perché comunque adesso come vedete sono con la luce accesa e sono solo le 4:30 perché fuori c'è un temporale pazzesco e purtroppo la luminosità si è abbassata. Quindi vabbè. Poi che cos'altro dirvi? Da Stockline, quindi il negozio che vi ho fatto vedere in seconda battuta, ho preso una cosa che mi serve tantissimo, perché voi dovete sapere che qui a casa di mio padre io vengo ogni tanto, non abito qui, quando vengo a Bruxelles abito da mia madre, e quindi tutte le cose più, cioè tutte le cose essenziali per me ce l'ho lì. Dovete anche sapere che io praticamente in famiglia sono quella che ha i capelli più lunghi. Mio padre, oltre al fatto che li sta perdendo, però vabbè, insomma, è un signore grande, quindi è normale, li ha corti ovviamente, ovviamente, vabbè, li ha corti, e la compagna, quindi la mia matrigna, anche lei ha i capelli tipo a caschetto, e fortunata lei, è una di quelle persone come la mia Gigia, che amo tanto, che sono fortunate e praticamente no, hanno quel tipo di capello che non si sporca quasi mai, quindi praticamente lei va più o meno una volta a settimana o anche due, una volta però in realtà, va dal suo parrucchiere di fiducia, tale Robert, per fare la piega una volta a settimana. Quindi lei in realtà raramente si asciuga i capelli a casa. E in caso di emergenza, appunto, hanno sia un piccolo phon da viaggio di là, sia questo che è quello che uso io, che è un vecchissimo brown di nome Silenzio 1000, quindi immagino che sia un 1000 watt, perché Silenzio 1000, eccolo qua, che mio padre utilizza per asciugarsi i capelli quando va al tennis. Quindi, aspettate, qui ci dovrebbe essere scritto. No, ma che dici? No, sì, è un 1000 watt. E quindi io è inutile dirvi che, vabbè, a parte il fatto che adesso comunque è autunno, quindi sto perdendo un po' i capelli, un po' come tutti, però ci metto un quarto d'ora, 20 minuti ad asciugarmi i capelli. E quindi mi sono detta che dovevo fare questo investimento per me, anche perché probabilmente sarò io l'unica, scusate il rumore del sacchetto, sarò io l'unica ad utilizzarlo molto probabilmente, però comunque ho preso questo, appunto lì da Stockline, infatti c'è anche l'etichetta, questo qua della Babyliss. Aspettate, faccio così vedo quello che riprendo. Eccolo, scusate il casino sul letto, adesso poi finito il video metto a caricare la videocamera e metto tutto a posto. E questo qui mi vedete anche riflessa, il Babyliss Expert 2000, 2000 dry watt, perfetto, si risparmia anche un 25% di energia, bla 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 bla. Ottimo, pagato 19,90 euro, la modica cifra, anzi 99, scusate, 19,99 euro, e la cosa molto carina è che mi hanno dato anche lo scontrino, e lo scontrino vale 2 anni di garanzia come in qualsiasi negozio normalissimo. La cosa che stavo dicendo a Giuneralio tramite messaggio mentre gli parlavo di questo negozio è che sembra un negozio di cinesi, ma non è cinese. Non so se mi spieghi. Comunque è molto carino, nel senso, cioè è tutta una catena, questo Stockline, non c'è solo questo, c'è anche vicino a casa mia, l'altra, cioè insomma vicino a casa di mia madre, eccetera. Però
E praticamente uscendo da lì ho mandato un messaggio a mia madre per dirle, cioè oggi entrando in quel negozio mi sono ricordata di perché è meglio che non andiamo. E mia madre mi fa perché è meglio che non andiamo io, perché ci sono un sacco di cose che non ci servono ma che compreremmo lo stesso. E penso che questo sia un riassunto dell'esperienza che si può avere in quel negozio. Comunque, vabbè, per adesso è tutto, poi magari ci riaggiorniamo più tardi. Anche perché mi vorrei cambiare, vorrei mettere a posto questa caciara che è una cosa disumana proprio.